Buongiorno a tutti. È aprile, nevica da 2 giorni, quindi io mi sento autorizzata a fare un video comfort. Non parleremo quindi oggi di massimi sistemi, ma semplicemente delle ultime entrate nella mia libreria, che corrispondono anche alla mia TBR per la primavera, nel senso che sono libri che ho intenzione di leggere alla svelta. Un paio li ho letti appena li ho presi, adesso ve li mostro, un altro paio sono in lettura e poi c'è ancora qualcos'altro che nel futuro prossimo vorrei leggere, appunto. Vi mostro subito i due che ho già letto e di cui vi parlerò, spero, a breve. Il primo è Morsi di Marco Peano, autore italiano che dopo diversi anni dal suo esordio esce con questo titolo per Bompiani. Io appunto l'ho già letto, devo dire non mi ha convinto al 100%, ve ne parlerò meglio sicuramente in futuro, ma ho trovato sicuramente molto originale sia lo spunto di trama, cioè non mi aspettavo questo tipo di trama, sia anche ho trovato molto bella l'ambientazione, tra l'altro. Neve in copertina, neve fuori, siamo assolutamente sul pezzo. Appunto, uscito quest'anno, preso e subito letto. Il secondo titolo invece che ho già letto è un titolo di non fiction, anche di questo vi parlerò perché la vicenda è molto interessante, ed è Dove gli ebrei non ci sono di Masha Gessen. Questa scrittrice, nata a Mosca ma emigrata negli Stati Uniti, racconta la storia assurda appunto del Birobidjan. In realtà più che un saggio storico, è un saggio che si sofferma su alcuni scrittori, su alcuni pensatori, su cosa abbia voluto dire in epoca sovietica essere ebrei in Russia, ma ne riparliamo sicuramente perché è un testo molto interessante. Lo stavo dando per scontato, il Birobidjan è una regione in cui negli anni dello stalinismo si era pianificato di far trasferire la popolazione ebraica dell'Unione Sovietica. Ovviamente progetto campato in aria, come tutte le idee che non hanno fondamenti di realtà, destinato al fallimento totale. Passerei poi ai due libri che invece ho in lettura. Sono due degli elenchi che ho preso con gli sconti recenti. Il primo è Ombre sullo Hudson di Singer. Io l'ho appena cominciato, sono proprio all'inizio, mi sta già piacendo tantissimo. Io ho dei due fratelli Singer, ho sempre letto opere ambientate nell'Europa centrale, centro-orientale. Questo invece è ambientato interamente negli Stati Uniti, a New York. Ripercorre appunto le vicende di alcuni personaggi dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo indicativamente. Devo dire che già dalle poche pagine che ho letto, Singer si conferma formidabile nella caratterizzazione delle personalità, delle diverse personalità, nel saper far incarnare anche delle idee ai suoi personaggi. Infatti, già in queste 70 pagine si sono discusse alcune delle questioni più annose, controverse del mondo, e quindi sono molto contenta. Me lo leggerò, credo, con calma, perché è proprio un libro che fa compagnia, i personaggi mi fanno già impazzire, quindi sono veramente contenta di averlo preso e non vedo l'ora di andare avanti ancora un po'. Poi, il secondo libro che sto leggendo, sempre pubblicato da Adelphi, anche qua sono l'ultima a leggerlo, ma prima o poi dovevo arrivarci, ed è Yoga di Emmanuel Carrère. Anche qui l'ho cominciato da pochino, ma io mi diverto tantissimo leggendo Carrère, cioè Carrère proprio ha questa passione di giocare con il suo personaggio, con questo io narrante che è lui ma non è lui. Tra l'altro, per questa dinamica mi ha un po' ricordato il progetto Lazarus di cui vi ho parlato, a cui ho dedicato un video, perché alla fine anche in yoga ruota tutto intorno al fatto che l'io narrante è uno scrittore. Secondo me, ho letto poco, poche pagine, però da come si impianta mi pare che la direzione sia sempre quella. Quindi mi sto veramente divertendo. Carrère per me proprio ha la capacità di farti leggere e portarti dove vuole lui. Appunto, questa capacità io non la trovo in tanti altri scrittori contemporanei. Sicuramente adesso andando avanti mi farò anche un'idea più precisa, ne parleremo meglio a breve perché comunque non è un libro enorme, quindi spero di finirlo abbastanza in fretta e di
potervi dire di più. Comunque, Carrère, cioè, cosa volete dire di Carrère? Poi passiamo a libri invece che ancora non ho toccato. Allora, il primo è sempre di un autore italiano. Io avevo iniziato ad ascoltare andando su e giù dal lavoro in macchina, Con le peggiori intenzioni di Piperno. Ho ascoltato un paio di capitoli e ho detto: no, cioè, è troppo succoso. Io questo autore devo leggerlo proprio in un libro, no? Gli audiolibri, devo dire, li sto ascoltando sempre meno, ma comunque di solito cerco di evitare gli audiolibri particolarmente letterari, perché allora lì dove c'è bisogno di un ragionamento sul testo cerco di leggere invece proprio il libro cartaceo o ebook che sia. E allora io di Piperno ho detto no, io questo autore devo leggerlo in un libro, mettermi là con la mia matita e scrivere, appuntare, eccetera, eccetera, perché c'è della qualità letteraria. Sono passata appunto in libreria, il primo che ho trovato è Di chi è la colpa, che è anche l'ultimo uscito, e è abbastanza corposetto. Ho detto ma sì, la trama io l'ho letta, ma così a questo punto potevo prendere qualsiasi cosa di Piperno, mi sarebbe andato bene. Mi pareva anche una trama interessante, quindi me lo sono portato a casa. Non vedo veramente l'ora di leggerlo. E se lo stile è quello di Con le peggiori intenzioni, penso che cadrò sul morbido e andremo assolutamente d'accordo. Sono veramente molto curiosa anche perché è da un po', a parte, vabbè, no, ho letto Morsi di Peano, ma non sono tanto, diciamo, al passo con la letteratura contemporanea italiana, quindi sono contenta di aver preso qualcosa che penso mi piacerà. Passiamo poi a un altro autore di cui io in realtà ho già un libro che non ho letto, ma questo titolo mi incuriosiva troppo, ed è Il sindacato dei poliziotti Yiddish di Michael Chabon. Io ho già Le avventure di Cavaliere in Clay, che non ho ancora letto vergognosamente, ma di impulso ho dovuto prendere anche questo. Si tratta di un romanzo un po' noir, un po' metaletterario, un po' tutto, ambientato in un immaginario distretto ebraico in Alaska, come il Birobidzhan di cui parlavamo prima con Dove gli ebrei non ci sono, di Masha Gessen. Qui c'è stato il tentativo vero, storico, da parte dell'Unione Sovietica di creare un distretto ebraico nella Russia orientale. Qui invece si parla di un distretto ebraico fittizio creato in Alaska dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale per dare una patria, diciamo, agli ebrei sfuggiti all'Olocausto o sopravvissuti, insomma. Si preannuncia divertentissimo. Io ho sfogliato proprio le prime pagine ed è assolutamente fuori di testa, quindi non vedo l'ora di affrontarlo. Poi, libro da cui ho sentito parlare benissimo più volte da Marco Cantoni, che è la persona di cui più mi fido, penso, qui su YouTube, ed è Fleischmann a pezzi di Taffy Broadesser Akner. Di questo non so niente, ma siccome Marco appunto l'ha descritto come il miglior romanzo straniero, mi pare, letto l'anno scorso, l'ho voluto assolutamente recuperare a scatola chiusa, così. Anche qui spero di, come per tutti questi, spero di arrivarci il prima possibile. Ecco, il bello di questi video è che poi mi invogliano anche a prendere in mano i libri e a darci dentro, quindi sono anche contenta ogni tanto di farli, perché appunto anche dei libri di cui non so niente, adesso io chiuderei qua e mi metterei a leggerlo perché sono curiosa. A parte gli scherzi, sono abbastanza sicura che mi piacerà, ma ve lo saprò dire con più certezza a breve. Passiamo poi ad un altro libro preso con gli sconti ad Elfi, e cioè Forse Esther, l'ennesimo viaggio nell'Europa centro-orientale alla ricerca di una storia. In particolare, anche qui si parla di quel mondo che è scomparso, in cui si mescolavano lingue e culture ebraiche, ru ebraica, russa, tedesca, polacca, ucraina, insomma, quel gran crogiolo che c'era e che purtroppo non c'è più, e
è la mia comfort zone, quindi sono sicura anche in questo caso che mi piacerà. Abbiamo poi una raccolta di racconti. Io non ne leggo da tanto tempo, quindi sono contenta di aver preso qualcosa, e cioè per alleviare gli insopportabili impulsi di Inglander. Io di Inglander avevo già letto nella preistoria. Di cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank? Che erano sempre dei racconti che mi erano piaciuti. E, quindi sono contenta di aver recuperato questo. Anche qua è la mia comfort zone, perché parla di ebrei americani, scrittori dissidenti, quindi è il mio brodo. Sono molto contenta e vi farò sapere ovviamente una volta che l'avrò letto. E infine, un titolo di cui anche qua so pochissimo, ma avevo già letto un altro titolo dell'autore e mi aveva folgorato. Sto parlando di Solitudine, Caravaggio di Yannick Enel. Enel aveva pubblicato tempo fa, un paio d'anni fa forse, Tieni ferma la tua corona, che era un romanzo che per me aveva un'intelligenza dell'arte, del suo funzionamento, del suo significato così profonda che mi aveva veramente colpito. Le ho anche dedicato un video singolo, se lo cercate dovrebbe venire fuori. Quindi quando ho visto un altro suo titolo, io, persona semplice, l'ho portato a casa. Questo in realtà deve essere non un romanzo, ma più una riflessione sull'arte, sulla figura di Caravaggio. Vabbè, il tema interessa in ogni caso, ma poteva anche scrivere qualcosa sugli orsi polari, io lo prendevo. Ecco, qua tema un po' diverso dagli altri libri che vi ho mostrato, ma non vedo l'ora anche in questo caso di potervi dire di più. Ecco, io vi ho fatto così una veloce carrellata, perché ovviamente sono libri che per la maggior parte non ho letto, quindi è anche inutile spendere tante parole preventive. E spero invece di poter entrare nel merito molto presto e di rivedervi. Ciao!